Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrer, o se preferite Meloki, e in questo video della serie Prims chiederò scusa a Fallout 76. Ebbene sì, il titolo non è clickbait, ma voglio davvero chiedere scusa a Fallout 76. Come potete ben immaginare, questo video non è né vuole essere una recensione e non conterà spoiler, per quanto si possa poco parlare di spoiler per quanto riguarda Fallout 76. Come avete visto, ho portato un video dedicato a Fallout 76 in cui in blind affrontavo la prima oretta scarsa di gioco, dando anche un feedback positivo comunque a quella che era stata la mia esperienza, il mio approccio, visto che comunque il setting, il franchise Fallout non lo conosco, nonostante io possegga i giochi in Game of the Year Edition, ma non ho mai avuto modo di giocarli proprio perché sono quei classici titoli che ti danno quella sensazione di essere così ampi e così interessanti che vuoi veramente avere del tempo, l'attenzione e la serenità da investire nel giocarli, e quindi non lo fai fino a quando non troverai il momento ideale, se non che la vita vera e quel momento ideale non arriverà mai. Però Fallout 76 poteva essere uno spiraio. Ovviamente non è paragonabile come genere, visto che è proprio un altro tipo di approccio, però l'ambiente, il setting, il feeling, no? Doveva essere quello. Però al di là di quello che può essere un paragone secco con il Fallout Offline, appunto, io devo chiedere scusa a Fallout 76, devo chiedergli scusa perché io sono partita con le migliori intenzioni, volevo veramente godermelo. Se avessi trovato delle persone con cui giocare, bene, altrimenti avrei vagato, avrei esplorato l'Appalachia da sola, non mi interessava, sono sempre stata una giocatrice tendenzialmente solitaria, volevo vivere Fallout 76, ma non è scattata la scintilla, per cui Fallout 76, io ti chiedo scusa, ma dobbiamo, se vuoi, rimanere amici. Non c'è altro, e io, soprattutto, dopo una patch day one che mi ha praticamente fatto riscaricare il gioco fra le altre cose, io ti disinstallo perché ho bisogno di spazio per i tre persona dancing, e non perché Fallout 76 sia un brutto gioco, per carità, ognuno con la sua coscienza, per fortuna non ho avuto motivo di recensirlo, quindi non sono qui per fare una recensione, ma no, al di là di quello che può essere l'approccio puramente grafico, estetico, di animazioni, di texture che pesca direttamente da Skyrim, quindi con un'abbondante generazione fa, ma al di là di questo, al di là dei caricamenti snervanti, dei tempi mortali di attesa per riuscire a entrare nonostante i server siano vuoti, purtroppo non trovo motivo di proseguire, e ho proseguito e ho anche speso i miei eurini per comprarmi degli atomi, per cercare, non so, di rendere l'esperienza un po' più colorata, per trovare un motivo, fosse anche puro roleplay, mi vesto da poliziotto e vado a fare il poliziotto maiale in giro per Fallout 76 a fare la scema con gli altri giocatori. Parlo dopo aver investito almeno 15-20 ore sul titolo, ma di fatto mi sono trovata a vagare, questo perché nonostante abbia, tra l'altro, uno dei migliori doppiaggi italiani che abbia udito negli ultimi anni, nonostante effettivamente le Iolo Nastri siano interessanti, nonostante il setting provi a prenderti, perché come concept è interessante, è tutto drammaticamente vuoto. È da ignorante del brand, quindi non stiamo parlando delle incongruenze di lore narrative cronologiche, io non parlo di questo, è tutto drammaticamente vuoto. E so che hanno cercato di giustificarlo per il fatto del Vault 76, per il fatto che c'è poca gente in giro, quel che vi pare. Non mi interessa, è comunque un gioco che punta per essere un online, per punta a essere giocato anche con altri giocatori, e uno, non ho trovato tutta questa socialità, però potrebbe essere un caso singolo, ma due, non sono spinta ad andare avanti. Se devo andare in giro a raccogliere oggetti per riciclarli, per craftare delle armature, delle armi, fare del denaro, acquistarmi altre armature per andare in posti più pericolosi, gioco a Minecraft, che funziona molto meglio di Fallout 76. Davvero ragazzi, davvero Fallout 76, io
voglio scusarmi, ma non ce la faccio. Non ce la faccio, al di là di quelle che sono state le recenti situazioni imbarazzanti circa l'edizione da collezione da $200, la borsa di nylon, insomma. Bethesda non l'ha fatta pulitissima, ha avuto comunque una reazione a livello di public relation piuttosto discutibile, quindi al di là proprio dell'evento singolo, la reazione non è stata delle più professionali. Però qui non stiamo parlando della borsa di nylon che doveva essere di tessuto, non stiamo parlando di queste cose, stiamo parlando del fatto che purtroppo io non riesco ad andare avanti in questo titolo, piuttosto se devo investire del tempo, davvero mi faccio un altro personaggio su Final Fantasy XIV e lo ricomincio. Mi dispiace tantissimo, ma non è scattata la scintilla. E la cosa migliore però che ha fatto Fallout 76 è invogliarmi ancora di più a recuperare i Fallout Offline, perché continuo a dire che come ambientazione, come estetica mi affascina tantissimo, però appunto non ha funzionato, e io questo non potevo saperlo prima di provare il gioco, al quale mi sono approcciata con le migliori intenzioni. Ripeto, ero seriamente intenzionata ad acquistare anche la guida soltanto per collezionismo, per sfogliarmela, per sentire l'odore della carta e cercare davvero di medesimarmi il più possibile in questa ambientazione, ma nulla, il gioco non mi ha minimamente presa, né per aspetto, ripeto, a livello estetico sì è tantissimo, lo dico anche nel video, ma graficamente è proprio brutto, e qui non si tratta di mame giochi PS1, ci sono giochi PS1 con una grafica meravigliosa, con una grafica molto più bella di quella di Fallout 76, perché ogni cosa va contestualizzata nel periodo in cui è uscita, e al di là dei bug proprio di intelligenza artificiale che si buggano, dei crash, dei tempi di caricamento, delle meccaniche ripetitive che non ti invogliano a proseguire, di una trama talmente anacquata che alla fine non ti frega nemmeno, te la scordi pure in giro, è tutto desolato, è tutto vuoto, degli ambienti che potevano essere ricchissimi di cose, di roba, in realtà è solo un mucchio di immondizia da raccogliere per riciclarla. E non mi lamento della mancanza di NPC, ma io mi lamento della mancanza di divertimento. E nulla vieta che magari fra qualche mese Fallout 76 sarà aggiornato e diventerà un gioco incredibile, però per esperienza che ho avuto fino a questo momento io chiedo veramente scusa e sono dispiaciuta. La mia non è una critica, la mia è una lettera di commiato, e io spero che voi non siate d'accordo con me, che invece vi stiate divertendo su Fallout 76. Però io ho finito questo video e lo andrò a disinstallare. E quindi, ripeto, la mia non è una recensione, io vorrei davvero che voi lo provaste, per quanto mi rendo conto che è un titolo full price e che quindi è comunque una spesa importante. Quello che vi chiedo è, provate, se avete l'occasione, di dare una chance a Fallout 76. Magari vi piace, io ci ho provato, ma ho fallito. Non è un gioco per me, non perché online, non perché non ci sono gli NPC, non perché nella Collector's Edition c'era la borsa di nylon. Non mi ha preso, avrei voluto fare delle live, ma non ho voglia di continuarlo, e non c'è cosa peggiore per un gioco, è meglio un gioco che ti fa arrabbiare piuttosto che un gioco che ti annoia. Quindi io ripeto, se potete date un'occasione a questo gioco, magari vi divertite, soprattutto se avete degli amici con cui giocarlo. Io poggio le armi, mi arrendo, chiedo scusa, ringrazio dell'occasione che ho avuto per poterlo provare senza spendere denaro oltre a quello che ho volutamente speso per Atomi e comprarmi delle cazzate. Quello è una mia liberissima scelta, non è necessario per proseguire, assolutamente non è un gioco pay to win, o peggio ancora pay to play, però no. Fatemi sapere semmai la vostra per quanto riguarda l'esperienza Fallout 76, magari se avete delle opinioni pure per quanto riguarda la public relation che c'è stata, insomma i problemi vari per la fantomatica Collector's Edition che mostrava del contenuto che non era assolutamente riflesso poi nell'atto pratico, però appunto qua si parla del gioco e chi ha fatto il software non ha fatto la Collector's Edition, ovviamente ci mancherebbe altro, però niente, appunto sono curiosa più che altro di sapere la vostra circa questo gioco, se lo state ancora giocando, che impressioni vi ha dato, magari soprattutto da parte di chi è un appassionato del franchise. Però questo per chiedere scusa, dire addio a Fallout 76, se vuoi rimaniamo amici, ma
per il momento non c'è niente da fare. Non è un gioco adatto a me, me ne dispiaccio, la mia console un po' meno perché recupererà quasi 100 GB di spazio. Però appunto vorrei sapere la vostra, vorrei che questo fosse un video costruttivo comunque di discussione nei commenti, fatemi sapere che ne pensate, io penso di aver espresso la mia opinione, non è un'opinione tecnica, è un'opinione proprio di pancia in questo caso, un po' come feci tra l'altro agli esordi del canale per Mass Effect. E quindi attendo la vostra, mi raccomando, sempre educazione e rispetto nei commenti, facciamo le personcine civili per bene. E ciò detto, io vi ringrazio per l'attenzione, chiedo ancora scusa a Fallout76 e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento. Inoltre in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ci ho detto grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video.